Voglio dire, fondi esistenti sulla carta, in certo senso, nel senso che noi sulla seconda programmazione, quella del 2007-2013, ancora non abbiamo visto molto, a dire la verità, e quindi ci stiamo preparando nel modo migliore per la prossima programmazione 2014-2020, proprio perché riteniamo che con le esperienze che noi abbiamo fatto negli anni passati possiamo oggi proporre anche un modello di progetto di sviluppo per il nostro territorio, e quindi la speranza è che appunto, insomma, i fondi che ci sono, esistono, vengano erogati nel miglior modo possibile e che possano dare respiro anche alla nostra economia, che è un'economia debole, ma che sicuramente, se assistita e organizzata per bene, io credo che possa diventare più forte.